Oggi c'è la seria possibilità di arrabbiarsi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siamo ovviamente di nuovo su MotoGP24 per continuare la nostra carriera pilota. Quest'oggi correremo al Mugello. Sono in questa schermata perché non vorrei spoilerarvi il casco per il Mugello, ma devo farlo per farvi leggere quello che è il turning point. Perché ragazzuoli, visto che il precedente che ci imponeva di battere Bagnaia in classifica entro Catalunya non è stato raggiunto, ci troviamo attualmente a dover affrontare un turning point che ci vede non più al 100% giusti come leader della Honda, nel senso che qua viene detto che nel paddock non tutti sembrano convinti della nostra leadership e quindi dovremo avere una rivincita contro Bagnaia per smentire la voce. Ora, io non so al 100% se è come penso io, ma mi pare di aver capito che se non battiamo Bagnaia perdiamo la leadership della Honda o comunque siamo, diciamo, in una situazione più critica rispetto a quanto fossimo precedentemente, e questo creerebbe in me un certo fastidio perché noi attualmente siamo quarti in classifica con gli unici punti che la Honda è riuscita a fare nel campionato costruttori, gli unici punti che la Honda ha fatto nel campionato squadre, perché nel campionato pilota tutti e tre, nel campionato piloti, scusatemi, tutti e tre gli altri piloti Honda sono gli unici tre piloti che ancora non hanno totalizzato nemmeno un punto, e noi siamo quarti che ci lottiamo le posizioni alte, potremmo perdere ipoteticamente la leadership solo e solamente perché non battiamo il numero uno al mondo. Mi darebbe molto fastidio. Vi faccio vedere subito il casco speciale, anche se purtroppo con questo alone, questo turning point dietro c'è un pochino di preoccupazione. Il casco è questo. E adesso entriamo un attimino più nell'atmosfera del Mugello. Qui lateralmente vedete il mio classico design tribale Maori, eccetera. Che fa da sfondo in un casco tutto bianco con il tricolore con la scritta Mugello e il logo HRC, ma la vera sostanza sta sopra con questa P, perché io attualmente ho il foglio rosa della macchina, quindi quando faccio le guide con la macchina ovviamente dietro devo mettere la P, e allora mi è sembrata un'idea carina trasmutare questa cosa della mia vita reale qui al Mugello, anche magari per interpretarla dal punto di vista del gioco, col fatto che è il primo Mugello che facciamo in MotoGP e quindi ovviamente siamo ancora un pochino dei principianti. E mi è sembrata un'idea carina, mi dispiaceva non utilizzarla perché capita proprio in un periodo perfetto questo, quindi appunto mi sarebbe dispiaciuto non poterlo fare. E allora questo sarà il casco speciale per il Mugello, tra poco lo pubblicherò e quindi potrete scaricarlo tutti. Per quanto riguarda guanti, stivali o numero, lascio tutto così, l'importante era cambiare il casco. Al Mugello siamo partiti relativamente bene perché nelle FP1 ci siamo portati a casa la terza posizione dietro a Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Siamo quindi riusciti ad andare abbastanza forte, il feeling c'era. Le prequalifiche sono però state sul bagnato e ci siamo classificati solo 19esimi, ho fatto veramente tanta fatica, ma ho successivamente scoperto che, a dire la verità, come prequalifiche contavano per qualche motivo le FP1 che erano sull'asciutto, e quindi siamo passati al Q2 diretto e abbiamo ottenuto la nona posizione in griglia di partenza. Purtroppo però, come potete vedere, ad 1,8 secondi dalla pole, con i piloti oramai nelle qualifiche che fanno sempre dei tempi veramente clamorosi. Noi che abbiamo fatto, mi pare, il nostro miglior tempo del weekend, mi stanno chiamando, ma che non è stato sufficiente per ottenere una posizione di partenza altissima. Chiuderemo la terza fila, l'obiettivo sarà cercare di battere Pecco Bagnaia, anche perché lui è settimo in partenza. Sarà tostissima, ma dobbiamo provarci. Siamo pronti per partire nella sprint, ragazzuoli, 3 giri di sprint, poi 6 giri di gara lunga. Prima di cominciare però io, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale per supportarmi, perché non vi costa niente e mi date una grandissima mano, quindi mi raccomando, ragazzuoli, iscrivetevi al canale, lasciate anche un bel mi piace che è fondamentale, ne lasciate sempre tanti, continuiamo così, e detto questo ci vediamo direttamente in gara. Siamo in griglia di partenza, ho messo un cappellino perché devo dire che ci stava. Allora, gomme ovviamente doppia soft, carburante meno 3 tacche e qualcosa. Cerchiamo di ottenere per ora una top 10, perché poi dopo il turning point contro Pecco vale solo nella gara lunga. Ho sbagliato le L e le R completamente. E a parte questo, cerchiamo quindi di soddisfare gli obiettivi del team e di portarci a casa qualche punticino. Ed eccoci in griglia di partenza, ragazzuoli, siamo pronti per partire, dobbiamo cercare di avere un buon risultato. Prima dentro, gas a martello e ragazzi.
Andiamo, parte adesso la sprint race del Gran Premio del Mugello. Subito Arbolino che ci tampona, dopodiché c'è un contatto anche con una gas gas. Attenzione, qua proviamo subito ad infilarci dentro qua di cattiveria subito. C'è anche qua davanti a noi una Ducati ufficiale. Limiti pista, oddio, quanti avvertimenti stanno arrivando. Tre avvertimenti non mi stanno tornando i conti. Ce n'è un altro. Siamo under investigation per un contatto con Fernandez e Sebastianini, ma a malapena li ho toccati a loro due. Perché sono under investigation adesso? Fermi, quanti avvertimenti mi vengono fuori? Attenzione, perché un inizio veramente tanto caotico, ragazzi. Non so quanti ne ho. Ho tre avvertimenti. Mamma mia. Comunque tre avvertimenti, di cui due sono stati dati per dei contatti in partenza. Uno mi ha tamponato Arbolino. L'altro c'è stato un contatto con Acosta, che magari quest'ultimo già ci può stare di più. Ma ribadisco, come ho già detto anche in passato, l'avvertimento quando in partenza ti tamponano gli altri è ridicolo, perché mi ha tamponato lui, non l'ho tamponato io. Quindi, boh, mi fa un pochino sorridere come cosa. Ogni tanto le penalità a severe hanno anche dei fallimenti logici, diciamo, che sono un po' pesanti, ecco. Ma noi abbiamo fatto una grandissima partenza e un grandissimo primo giro, perché occupiamo attualmente la sesta piazza in questa sprint race del Mugello. E allora adesso cerchiamo di mantenerla almeno la sesta piazza, cerchiamo di arrivare il più avanti possibile. Qua dobbiamo lottare con Bastianini, il nostro casco con la P davanti, però vuole farsi rispettare. Curva 1, freniamo forte e andiamo via. In ottava piazza c'è Bagnaia, poco dopo dietro di noi. Per ora la sprint race del Mugello è stata veramente buona, ragazzi. Questo primo giro è qualcosa, veramente buono, un ottimo feeling con la Honda. Non guidavo così bene questa Honda da tantissimo. Me la sento tanto nelle mani qui al Mugello. E non è da me, perché chi mi segue da parecchio sa che io al Mugello generalmente non ho delle bellissime sensazioni. E invece quest'oggi, ragazzi, sto una Pasqua, come si potrebbe dire in dialetto. Cioè, mi sento veramente bene con questo bolide, mi sento veramente in una buonissima condizione. E quindi sono contento, però adesso magari, oddio, c'è anche un mezzo contatto con Bastianini. Vediamo di tenere sta moto. No, li ho sbagliato. E ci becchiamo il quarto avvertimento, mannaggia, non possiamo più sbagliare. C'è Pecco. Tentativi, queste sono prove della gara lunga. Ma Pecco passa, sono andato largo lì. Però attenzione, perché non è finita. Possiamo ancora farcela. Non è vero, ha pur sempre una Ducati ufficiale lui. Guardate quanto ci ha dato alle biondetti, quanto riesce a farle meglio. Lì peccato per quel quarto avvertimento, perché quel contatto con Bastianini poi mi ha un attimino spezzato il ritmo, ma soprattutto ma ha cambiato anche le traiettorie, quindi ci sono rimasto fregato. Cominciamo adesso l'ultimo giro della sprint race del Gran Premio del Mugello. Pecco Bagnaia che è scappato completamente via. Però ecco, Pecco molto in difficoltà oggi nella sprint, sesto addirittura. Però Pecco è un animale da gara lunga, lo sappiamo molto bene. E allora, tra l'altro, mi fa sorridere che all'epoca, qualche anno fa, magari si diceva è un animale da gara e non da qualifica. Adesso si dice un animale da gara corta, da gara lunga, perché ci sono due gare. Sempre un pochino ironico. Qua ho sbagliato la marcia io, ho fatto una cavolata. Ho fatto proprio un erroraccio qua, mannaggia, che erroracci però. Cerchiamo di riavvicinarci a Enea. Siamo stravicini. Siamo super vicini. Ho fatto proprio una cavolata brutta io lì. Qui Bastianini va tutto sul verde, si becca infatti un avvertimento, ma ormai è troppo tardi, non cambierà nulla. Mi dispiace, ho fatto proprio un errore io lì. E ho perso la settima posizione, mannaggia ragazzi. Che peccato, poi qua alle biondetti gli altri piloti riescono ad andare molto più forti di me. A sto punto cerchiamo di tenerci la posizione su Miller.
di conservare l'ottava piazza. Apri sto gas in uscita. Full gas in uscita dalla Bucine. Vediamo se riusciamo a tenere l'ottava posizione. Penso di sì, ci riusciamo, ci riusciamo. P8. Torniamo a punti in una sprint dopo le ultime due che non ci avevano regalato soddisfazioni. Vince Franco Morbidelli, attenzione, veramente, veramente particolare. Purtroppo ci batte Pecco Magnani, che ha girato in 45,8, ragazzi, ha fatto il giro veloce di 7 decimi rispetto anche a quello che ha vinto. Una roba clamorosa. Siamo sempre quarti in classifica, meno 2 da Bastianini, meno 37 da Bagnaia. Quindi siamo lontani dalla vetta, ma non tanto dal podio. Dobbiamo cercare adesso, ovviamente, di ottenere un buon risultato in gara e di battere Pecco. Siamo in griglia di partenza per la gara lunga. Questa gara, ragazzi, è fondamentale. Qui non possiamo fare come nella sprint. Qui non possiamo fare errori. Qui non possiamo far passare Bagnaia. Qua bisogna arrivare davanti e possibilmente anche davanti a Pecco. Siamo in griglia di partenza, pronti per partire. Dobbiamo cercare di ottenere un buon risultato. Prima dentro, gas a martello e ragazzi, andiamo, parte adesso il Gran Premio Sprint. Sì, il Gran Premio Sprint, vabbè, sto fuso. Parte adesso il Gran Premio del Mugello. Andiamo subito a tirare una grande staccatona in curva 1. Vediamo spazi, vediamo spazi. Qua c'è Pecco Bagnaia. Lo vado subito a passare, attenzione. Cerchiamo di guadagnare quante più posizioni possibili. Dentro su Binder. Subito, passiamo sul cordolo, non perdiamo tempo. Non ci incischiamo. Attenzione, c'è un contatto anche con Martin. Va, è partita relativamente piano lì. Attenzione, attenzione, perché siamo messi molto bene. Qua proviamo dall'esterno, ma poi andiamo larghi. Allora rientriamo subito in traiettoria. Jorge Martin davanti a noi. Ci arriva un avvertimento proprio per il contatto con Martin. Giusto, questa volta è giusto, lo posso capire. E quindi attenzione, attenzione, di nuovo dietro Bastianini. Ritardo il punto di staccata, ma sbaglio di nuovo. Purtroppo io sto cercando di strafare con una moto che però non mi permetterebbe di strafare. Bastianini vuole subito passarci, noi vogliamo impedirglielo, freno, ma devo ambire a punti di staccata quasi impossibili per noi, che poi alle Biondetti generalmente perdiamo un'eternità. Infatti non riusciamo a difenderci da Bastianini. Ma attenzione, perché Nea è qui, è davanti, è vicino. Ci mettiamo in scia al numero 23. Cerchiamo magari di vedere se c'è il margine per una staccatona in curva 1. Ci avviciniamo tanto, ci avviciniamo tanto, ci avviciniamo tanto. Stacchiamo forte qua. Oh, è caduto qualcuno là davanti. Chi è? Morbidelli. Morbidelli scivola. Quarta posizione per noi allora. Quarta posizione, serve concentrarci, ragazzi. Adesso dobbiamo veramente concentrarci. Siamo vicino alle Biondetti. Bastianini è vicinissimo, vuole provarci. Alle Biondetti però dobbiamo resistere. Qua non si può passare, ma noi sbagliamo. Sbagliamo e ci becchiamo un avvertimento. Mannaggia, mannaggia. Mannaggia, mannaggia, ragazzi. Sto al limite. Sono veramente al limite. Ho una moto, cioè sto cercando di guidare la Honda in una maniera che fondamentalmente non le si addice. Non si può guidare la Honda così, fondamentalmente. Noi ci stiamo provando, ma è veramente tosta. Bastianini qua si fa vedere. Ma noi dobbiamo staccare forte in curva 1. Ed ecco che freniamo fortissimo. Stavolta non cade nessuno là davanti. Adesso, ragazzi, è tostissima, perché fondamentalmente non abbiamo più quel grande vantaggio che avevamo prima, ovvero le soft. Abbiamo due medie, perché le soft non avrebbero retto. E quindi ovviamente la nostra Honda funziona un po' peggio. Io però, ragazzi, lotto con i denti, con qualsiasi cosa, per rimanere davanti a Bastianini e a Pecco. Perché io non lo voglio perdere questo turning point, non lo voglio assolutamente perdere. E allora attenzione, perché bisogna spingere, è difficile, è difficile, è difficile. È difficile, siamo a metà del terzo giro, ma la gara è ancora lunghissima. Rimanere davanti sarà tostissima. Attenzione, quando uscite c'è anche un contatto.
siamo anche under investigation. Mamma mia, è difficilissima, ragazzi, sto facendo tanta fatica perché abbiamo fondamentalmente una moto che non è ancora abbastanza maneggevole. È molto pesante la Honda, è veramente pesante. E quindi è difficilissimo riuscire a farla girare bene, riuscire a farle fare quello che io voglio che faccia. Da quelli davanti ci siamo presi un'eternità, proviamo a aumentare un pochino il distacco da quelli dietro. Bastianini ovviamente adesso con la scia si avvicinerà parecchio, ma noi dovremo fare una staccata di livello clamoroso qua in curva 1. Però l'abbiamo fatta spesso, possiamo farla anche stavolta. E infatti stacchiamo forte, stacchiamo bene. Cambi di direzione adesso sul cordolo qua. Cerchiamo di sfruttare tutta la pista. Apriamo il gas qui, cerchiamo di avere accelerazione in uscita. È difficile, ragazzi, io sto veramente tirando come un addannato. Adesso veramente sì. È caduto Bastianini qua dietro. Senza che noi c'entrassimo niente, ragazzi, eh. Noi non c'entriamo assolutamente niente. Infatti c'è stato un contatto tra Bagnaia e Bastianini che ha portato alla caduta di Bastianini. Sto pregando in un long lap per Pecco, perché significherebbe avere una grande mano. Incidente. Long lap penalty per Bagnaia. Long lap penalty per Bagnaia. La fortuna spesso e volentieri non è stata dalla nostra parte. Stavolta sembra esserlo. Pecco Bagnaia deve scontare un long lap. Qui adesso abbiamo Alex Marquez alle spalle. Adesso Pecco passa, ma là dietro fanno bagarre, a noi non interessa, cerchiamo di scappare via, sta per cominciare il penultimo giro, ma Pecco Bagnaia deve scontare un long lap penalty, perderà un'eternità di tempo, il numero 63, e quindi questo può significare solo una cosa, che per noi sarà più facile arrivargli davanti. Occupiamo attualmente la quarta piazza, un risultato molto buono sarebbe questo, che ridarebbe molta fiducia. Ma attenzione adesso, state tutti molto attenti, perché per una volta sembra che il destino sia stato dalla nostra parte. Ah, largo, 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 largo però. Ci siamo trovati davanti a un turning point ingiusto, che non rispettava quello che sarebbe dovuto fondamentalmente succedere. Siamo stati veloci fin dal venerdì. Siamo arrivati davanti. Eravamo davanti sulla pista. Qua ci prova Alex Marquez. Scusate, continuo dopo il monologo. Ma va di più, ragazzi. Va di più. Guardate che come guida. Guardate con la velocità, con quanta velocità esce dalle curve. È una roba clamorosa. Ha un'Aprilia che per quanto sia la versione clienti è comunque più veloce di noi. Non ha proprio problemi lui. Può guidare molto più al limite. Qua c'è anche Arbolino. Proviamo a rimanergli davanti. Ah, avvertimento qua sicuro. Quanti ne ho? 3, vabbè. Ci può stare, ci può stare. Pecco Bagnaia ha fatto il long lap, è dietro. È dietro. E allora per continuare un attimino il monologo, eravamo veloci in pista, ma poi c'è arrivata la salvezza definitiva, che è il long lap di Pecco. 1 secondo e 3 adesso il suo distacco da noi. Possiamo stare un filo più tranquilli e lottarci la quinta piazza con Arbolino. Adesso qua nell'ultimo giro stacchiamo forte, anche più forte di Alex Marquez. Infatti lo riprendiamo. La nostra staccata in curva 1 è veramente qualcosa di pauroso. L'assetto che abbiamo fatto a Portimão su questo circuito va veramente bene. E allora inseguiamo l'Alex Marquez, perché è difficile passarlo, ma non si sa mai. La P4 mi sarebbe piaciuta un pochino di più della P5, ma ci accontenteremo ugualmente, ragazzi. Certo che Alex Marquez proprio sta gara doveva fare il fenomeno, incredibile. Proprio qui al Mugello ci doveva togliere la gioia di arrivare ai piedi del podio. E va bene, stiamo comunque facendo un'ottima gara. No, comunque veramente, adesso che ci penso, cioè, mi domando
per quale motivo c'è stato tutto questo sbalzo di prestazioni da Catalunya al Mugello. Ma non poniamoci manco troppi dubbi, non facciamoci troppe domande. Stiamo per affrontare per l'ultima volta le Biondetti e poi la Bucine. Biondetti 1, Biondetti 2, usciamo forte, esci forte piccolo sbinda, c'è Arbolino vicino. Stacchiamo qua, bene, alle Bucine, alla Bucine. Buona frenata, un pochino larghi per avere più spunto in uscita. Gas a martello, giù in carena, piccolo sbinda, Arbolino che vuole passare, c'ha una Ducati, ci umilia. Che due palle però, ragazzi, dai, va bene la P6, ok, ma Arbolino con la Ducati sul dritto ci ha veramente fatto, cioè ci ha veramente distrutto, ecco, non mi veniva il termine. Che palle però, ragazzi, dai, cioè, quarti è arrivato Alex Marquez, ha fatto il fenomeno, alla fine ci ha passato Arbolino, ma vediamo il positivo, sesti con una Honda al Mugello non è una roba facile, non è una roba da tutti, noi l'abbiamo fatto. Pecco Bagnaia è undicesimo, l'abbiamo battuto, abbiamo i primi punti per le altre Honda, incredibile. Nakagami 12esimo, Aleix Espargaró 14esimo, Marini fuori dai punti. Riprendiamo la P3 in campionato, Martin si prende la P1, quindi noi comunque siamo ancora nella top 3 del campionato. Siamo tornati dove dobbiamo essere, un buon weekend al Mugello. Classifica squadra ancora che va avanti solamente con i nostri punti. Siamo sesti attualmente dietro proprio al team Gresini. Conclusioni finali. Anzi, prima di concludere, ragazzi, voglio vedermi la caduta che ha, anzi, il contatto che ha fatto cadere Enea Bastianini. Noi siamo qua attualmente, Enea Bastianini davanti, tra l'altro ci siamo pure noi. Qua Enea molto vicino, ci prova, noi però riusciamo a chiudere. Sbaglia un pochino le traiettorie Enea. Qua Pecco ci prova dall'esterno. C'è un contatto, Enea cade perché è all'interno, per quindi la regola dell'interno. Ma questo non è proprio molto efficace come schermata. Eccolo qua Enea, c'è proprio un contatto con Pecco, scivola Enea Bastianini e Pecco Bagnaia viene penalizzato proprio per questo. E io voglio vedere un bel po' di XP, ragazzi, adesso, perché vinciamo il turning point, bonus di reputazione, obiettivo del team, sia in gara che nella sprint guadagniamo tanti XP. Voglio vedere adesso il nuovo turning point, è vero, non ce lo fa vedere subito perché abbiamo i test stagionali. E io, ragazzi, non so se farci un video anche su questi qua. Quelli di Jerez vi erano piaciuti molto. Su questi non so che fare, visto che comunque siamo leader Honda. Potrebbe essere interessante fare un video anche per i test al Mugello. Fatemelo sapere qua sotto con un commento. Poi penso che farò anche un test, un sondaggio nella parte community del canale. Ma intanto io vi ringrazio per la visione di questo video, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale per supportarmi e di lasciare un bel mi piace. Abbiamo spaccato tutto, abbiamo ottenuto un ottimo risultato, quello che ci serviva, quello che dovevamo prenderci. Vi ringrazio di nuovo per la visione di questo video, quindi vi do appuntamento ad un prossimo video con la consapevolezza che possiamo ancora combattere, perché la Honda non sarà fortissima, ma noi lo siamo. Ciao a tutti, ragazzi.